Ciao a tutti da Ermanno di Nicola di Abu Magazine. Anche oggi vi presento un nuovo tutorial di Fusion della Blackmagic. Ecco cosa faremo. Di questo tipo di tutorial se ne vedono tanti in rete. Il mio approccio è leggermente diverso però, perché userò tutta la potenza del 3D di Fusion per fare un avvicinamento reale, cioè senza nessun tipo di transizione. La base di partenza sono immagini prese da Google Earth Pro, ora disponibile gratis. Unica accortezza è quella di catturare le immagini perfettamente in asse, muovendosi solo con lo zoom indietro. Siete pronti? Iniziamo! Come prima cosa creo un background, control barra, background, lo metto al centro e come al solito visualizzo le icone dei nodi ed allineo alla griglia. Selezionando il nodo e premendo il tasto 1 lo visualizzo sul primo monitor. Regolo la lunghezza del progetto ed anche l'anteprima, diciamo a 200 fotogrammi. Per adesso provo così, poi magari sistemo alla fine. Adesso creo la terra. Cerco il nodo Shape 3D, lo stacco, tasto 2 per vederlo sul secondo monitor e lo trasformo in sfera. La terra è grande, quindi un valore di 1000 a raggio dovrebbe andar bene. Fit, load e carichiamo la texture. Open. Sistemiamo un po'. Questa non è altro che una texture formata da due immagini. Una della Terra e l'altra dalle nuvole, prese direttamente dal sito della NASA e rimontate dopo in Photoshop. Basta adesso collegarla alla sfera e voilà! Costruiamo la scena 3D. Come prima cosa il Merge 3D, che ci servirà per collegare anche la camera e la luce. Lo posiziono, lo collego allo Shape 3D, camera 3D, ok, la collego e la sposto direttamente a monitor. Tasto centrale più sinistro del mouse per lo zoom e centrale più destro per ruotare. Ops! Il solito errore. Stavo spostando il merge, a cui sono collegati sia camera che sfera. Seleziono la camera e la sposto. Visualizzo il merge sul primo monitor. Posso farlo anche trascinandoci il nodo sopra ed attivo la vista della camera. La terra non si vede perché il far clip della camera è troppo basso. Lo metto quindi al massimo per sicurezza e da questo punto allontano la camera fino a vedere completamente la terra sul primo monitor. Sapere dove è il centro della camera per questo tutorial è molto importante. Per poterlo vedere clicco con il destro del mouse sul monitor 1, Guides, Show Guides. Attivo il nodo Shape 3D e nei parametri di rotazione ruoto la terra fino ad individuare più o meno il punto su cui vogliamo avvicinarci. Ci siamo. Attivo anche il target della camera e lo posiziono sulla superficie della Terra, impostando la posizione sull'asse Z a 1000, esattamente come il raggio della Terra. Adesso piazziamo una point light che ci simulerà il sole. Point light, ok, e la colleghiamo sempre al merge. Attivo sul monitor 1 la visualizzazione delle luci e la posiziono. Al materiale della sfera però tolgo lo speculare. Via Specular Intensity. Sistema ancora un po', va bene così. E per finire l'opera metto il nodo per renderizzare delle dimensioni del progetto, ovvero 1280x720. Visto che ci siamo, attivo subito il Motion Blur ed anche l'OpenGL. Possiamo adesso collegare il render della Terra al background con un merge. Un metodo veloce è quello di collegare tra loro render e background e lo visualizzo sul secondo monitor. Che succede? Semplice, il background vince sempre sul foreground,
ed essendo di dimensioni più grandi, la composizione ha preso le dimensioni del background. Per sistemare basta mettere la risoluzione giusta al background, anche qui 1280x720. E ci siamo. Dunque, la risoluzione della mesh della sfera è troppo bassa, quindi andiamo nei parametri di controllo della sfera ed aumentiamo la suddivisione della base e dell'altezza. No, meglio 50. Ok, la prima fase è completa. Copiamoci questo blocco senza la texture. E colleghiamolo subito dopo. Adesso quello che voglio fare è un camera mapping delle immagini prese da Google Earth. Per chi non capisca bene questi passaggi, consiglio di vedere il mio tutorial del vulcano, sempre sul sito Hub Magazine. Come texture della sfera metto il catcher. Lo collego allo Shape 3D. Carico l'immagine più lontana presa da Google Earth. Ok. E creo un proiettore. Projector 3D. Collego texture al proiettore e proiettore al merge 3D e alla fine la camera principale al merge. Visualizzo il render sul primo monitor e non si vede niente. Il motivo è che ancora non ho posizionato il proiettore. Lo sposto indietro e nei parametri del proiettore seleziono texture. Disattivo il backface e mi avvicino un po' e visualizzo il merge. Non sta posizionato molto bene. A questo punto regolo la distanza tramite l'offset Z per essere un po' più preciso. Praticamente avvicino il proiettore. Eccoci qua. Più o meno ci siamo. Per regolare meglio la posizione del proiettore faccio uno zoom con la camera. Abbasso l'opacità del merge ed adesso non mi resta che regolare in maniera precisa la posizione della Terra, regolando la rotazione dell'X, Y e Z. Ecco qui. Bene, ancora un po'. La scala dell'immagine proiettata non è giusta, quindi rivado sul nodo del proiettore e regolo ancora la posizione sull'asse Z. Ultimi ritocchi alla rotazione e ci siamo. Una volta rimessa a posto l'opacità del merge, faccio una maschera alla texture di Google Maps. Tasto rapido per creare la maschera, la stacco e la disegno. Un po' a caso. La ricollego. E sfuma. Da adesso la strada è tutta in discesa. Copio tutto questo blocco, Ctrl-C, Ctrl-V, ricollego merge e camera. Questa maschera la possiamo cancellare e carichiamo l'immagine di Google un po' più vicina, la D. Non mi resta che regolare come prima anche questa immagine. Riposiziono il proiettore. Ancora. Non ci vedo bene. Quindi mi avvicino con lo zoom della camera. Adesso sì. A questa immagine metto una semplice maschera ovale che regolo e sfumo. Il colore del mare non è proprio uguale. L'ideale sarebbe rimetterla a posto in Photoshop, ma vi faccio vedere come poter intervenire velocemente anche in Fusion. Basta infatti mettere un nodo di correzione subito dopo l'immagine e regolarlo. Tolgo la saturazione e metto la luminosità e controllando sul monitor 1
abbasso la luminosità del blu. Bene, andiamo avanti e ripetiamo l'operazione. Ricopriamo tutto e ricolleghiamo il merge, sempre la camera, e vado a caricare l'immagine successiva, la C. Open. Visualizzo sul monitor 1 e sposto il proiettore più vicino. Non ci vedo bene, un'altra volta mi riavvicino con lo zoom. Sono arrivato al massimo, proviamo con 5000. Va bene. Ancora una volta. Ctrl C, Ctrl V, ricolleghiamo il merge e ricolleghiamo la camera e cambiamo l'immagine, la penultima. Avvicino con il proiettore, zoom al massimo, è troppo poco, muoviamoci con l'angolo di campo, punto 1. Punto 05, punto 03. Non ci vedo bene, forse mi conviene scollegare la maschera e posizionarlo meglio. Ecco qui, mi muovo con le freccette che forse è meglio. Ci siamo, possiamo ricollegare. Non è un lavoro proprio preciso, ma non fa niente. Con il motion blur non dovrebbe notarsi più di tanto. Altrimenti, a fine lavoro, risistemiamo un po' tutto. Ok, ci siamo. Un'ultima volta ancora. Ctrl-C, Ctrl-V, colleghiamo merge, camera e mettiamo finalmente l'ultima immagine. Visualizzo il merge, mi avvicino con la camera. Punto 05, e questa volta però muovo l'angolo di campo del proiettore. Bene, è finita anche questa parte. Possiamo adesso rimettere la focale della camera di default e incominciamo a rendere un po' più accattivante il rendering. Sul primo render node attiviamo le luci, faccio un po' di spazio e creo adesso l'atmosfera. Nuovo background. Di colore celeste. Quindi preparo un multimateriale fatto da un Phong e da un Reflect. Collego il Phong al Reflect e con il tasto destro del mouse collego il celeste al Reflect sul canale del Reflection Color Material. Visualizzo il materiale sul monitor 2. Come vedete è la somma di due materiali, un bianco ed un Reflect, che riflette il celeste. Per poter vedere solo la riflessione, tolgo l'opacità al Phong. Bene, riprendo la nostra solita sfera. Ci collega il materiale appena creato. È sempre importante ricollegare la camera principale e collego con un merge. L'atmosfera dovrebbe essere però visibile solo nella parte in luce della Terra. Per fare questo posso utilizzare una maschera bitmap fatta dalla luminosità della Terra stessa. Ricopio per l'ennesima volta la sfera. E ci collego non solo la camera, ma anche la luce. Ecco qui sul monitor 2 il risultato. Creo una maschera bitmap
la collego al merge. Ma non è successo niente. Devo infatti impostare il bitmap non su Alpha, ma su Luminance. Posso ora regolare l'intensità con il parametro High. Non mi piace però la linea netta dell'atmosfera. Per ammorbidirla metto una sfocatura sia all'atmosfera che alla sua maschera. Ma al blur della maschera faccio un copy instance, in modo da dover regolare un solo parametro. Così può andare. Rimangono da mettere le stelle. Per l'ultima volta ricopio il blocco della sfera. Disattivo la luce sul render. Mi stavo scordando di collegare la camera. E come texture mettiamo delle stelle, appunto. La dimensione della sfera delle stelle, però, deve essere molto più grande della Terra. Proviamo con 10.000. Forse un po' troppo. Bene così, e colleghiamo. Le stelle mi sembrano un po' troppo presenti. Con un nodo di correzione colore posso attenuarle regolando contrast e gain. Finalmente è arrivata la parte più divertente, l'animazione. L'unica cosa da animare è la camera, più precisamente la focale, tasto destro Animate, la posizione Animate Translate Group e la rotazione. Mi posiziono, diciamo, intorno a 120 fotogrammi. Visualizzo il primo merge 3D che ho fatto e sposto la camera più vicino possibile alla Terra. La Terra ha un raggio di 1000, noi ci posizioniamo a 1010. Per il resto mi avvicino con lo zoom alla posizione finale. Adesso regolo l'animazione attraverso le curve. Vado quindi sul tab Spline e sulla sinistra trovo i parametri che ho animato. Seleziono solo la lunghezza focale e premo il tasto Fit, che seleziona i due keyframe e ammorbidisco la curva. Stessa cosa per l'offset Z. Riporto a zero la timeline e vedo cosa succede. Il problema, secondo me, è che lo zoom aumenta troppo velocemente. Intervengo quindi sulla curva per far riavere un andamento iniziale più lento. Con CTRL e il sinistro del mouse, trascinando direttamente sulla timeline, posso impostare un input e output dell'anteprima. Ricontrollo il risultato e regolo anche lo spostamento della camera, che mi sembra parta troppo lentamente. Bene, può andare. Giusto qualche piccola modifica per far fermare lentamente anche la zoomata.
Mi sembra tutto un po' lento. Quindi vado sul tab Timeline, visualizzo solo il nodo selezionato, cioè la camera, ed avvicino i keyframe. Per me può andare, ma è solo una questione di gusti personali. Ultime modifiche. Mi riposiziono sul primo fotogramma e cambio la posizione iniziale della camera. In alto e la ruoto sull'asse Z. Torno quindi sulle curve ed ammorbidisco la posizione Y che ho appena cambiato e la rotazione Z. Che succede? Non trovo il secondo fotogramma. Ah, è vero, non lo trovo perché ancora non l'ho inserito. Ultimo ritocco, faccio in modo che sia la rotazione che lo spostamento ritornino in asse prima dell'arrivo. Qui dovrebbe andare bene. Benissimo, abbiamo finito. E questo è il risultato. Anche per questa volta è tutto, un saluto e a presto!